Questa mattina al plesso scolastico stazione dell'Istituto Comprensivo Bacetta di Adrano, nell'ambito del progetto Continuità, c'è stata la festa della primavera. Presidente Amico, ci racconta allora come avete vissuto questa festa con i bimbi? Sì, è stata una festa meravigliosa in quanto finalmente ha dato l'avvio a una nuova apertura per la nostra scuola e per tutti i nostri alunni. Hanno realizzato dei canti con dei vestiti particolari proprio per dire un grazie alla natura che ci fornisce veramente giornalmente delle cose meravigliose. Abbiamo anche piantato due alberelli che sono stati offerti dall'amministrazione e questo voglia essere per noi intanto un'apertura, un nuovo periodo, una nuova era dopo un periodo emergenziale, ma anche un modo di creare questa sinergia e questo continuo rapporto con quello che è il verde, con quella che è madre natura. I bimbi come sono stati coinvolti? Abbiamo visto tanti cartelli inneggianti alla natura. Allora, i bimbi hanno seguito il progetto per tutto l'anno scolastico perché è un progetto che nasce dalla continuità tra i tre ordini di scuola, in modo particolare in questo plesso tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Quindi hanno realizzato dei cartelloni, hanno fatto dei lavoretti e questa è stata la manifestazione, diciamo, conclusiva di questo percorso che hanno seguito durante l'anno. Referente del progetto, l'insegnante della scuola dell'infanzia, Innocenza Rubino, cosa possiamo aggiungere? È stato un momento particolare dopo un periodo di pandemia. Sono stati fatti due incontri, il primo incontro con le classi quinte e l'altro incontro con le prime. L'argomento è stato unico per tutti gli ambiti, di cui abbiamo prodotto dei lavori, abbiamo fatto delle foto, una breve drammatizzazione e dei canti. Vice Sindaco Agatino Perni, l'amministrazione offre gli alberelli, è un momento per stare accanto alla scuola. Ma sì, è un momento per stare accanto alla scuola e per dare un segnale diverso, un segnale positivo che va verso il rispetto dell'ambiente, verso il rispetto della natura. L'amministrazione chiaramente, sin dall'insediamento del sindaco Mancuso, vuole dare come dire, un segnale particolare, un cambio di tendenza, io dico. Credo che, e ringrazio chiaramente la preside e tutti i docenti, tutti i familiari dei bambini, tutti coloro i quali hanno partecipato a questo bellissimo progetto, la festa di primavera che abbiamo posticipato a data odierna. Ringrazio chiaramente anche la nostra emittente televisiva che ci dà spazio in ogni cosa che questa amministrazione appunto svolge quotidianamente per migliorare la nostra città. Ringrazio chiaramente anche il dottore Cantarella, il consigliere Coco che sono stati vicini e hanno partecipato e hanno dato anche loro un contributo affinché tutto ciò si realizzasse nel migliore dei modi.